Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda 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 Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dunque, leggiamo dal Shri Chaitanya Charitamrita. La Dilila, capitolo terzo, intitolato Le cause della discesa di Shri Chaitanya, dal verso 26. Yuga Dharma, Yuga Dharma, Pravartana, Pravartana, Haya, Haya, Hamsha, Hamsha, Haite, Haite, Yuga Dharma, Pravartana, Hanya, Hamsha, Haite, scusate. Yuga Dharma Pravartana Haya Amsha Aite Yuga Dharma Pravartana Haya Amsha Aite Ama Ama Vina Vina Anye Anye Nare Nare Vraja Prema Vraja Prema Dite Dite Ama Vina Anye Nare Vraja Prema Dite Ama Vina Anye Nare Vraja Prema Dite Yuga Dharma Pravartana Haya Amsha Aite Yuga Dharma Pravartana Haya Amsha Aite Ama vina anya nare vraja prema dite. Ama vina anya nare vraja prema dite. Yuga dharma pravartana hayam shahaite. Yuga dharma pravartana hayam shahaite. Ama vina anya nare vraja prema dite. Ama vina anya nare vraja prema dite. Yuga dharma pravartana hayam shahaite. Yuga dharma pravartana hayam shahaite. Ama vina anya nare vraja prema dite. Yuga Dharma Pravartana Haya Ham Sahaite Yuga Dharma Pravartana Haya Ham Sahaite Ama Vina Hani Nare Vraja Prema Dite Ama Vina Hani Nare Vraja Prema Dite Yuga Dharma Pravartana Haya Ham Sahaite Yuga Dharma Pravartana Haya Ham Sahaite Ama Vina Hani Nare Vraja Prema Dite Ama Vina Hani Nare Vraja Prema Dite Yuga Dharma Pravartana Haya Ham Sahaite Yuga Dharma Pravartana Haya Ham Sahaite Ama Vina Nare Vraja Prema Dite Yuga Dharma Yuga Dharma dalla religione dell'era dalla religione dell'era Pravartana, Pravartana, l'inaugurazione. L'inaugurazione. Haya, Haya è. Amsha, l'emanazione plenaria. L'emanazione plenaria. Haite, Haite da quello. Da quello. Ama, Ama per me. Per me. Vina, Vina eccetto. Eccetto. Anye, un altro, Nare, non può fare, Vraja Prema, Vraja Prema. L'amore, l'amore, come quello degli abitanti di Vraja, come quello degli abitanti di Vraja. Dite, dite di concedere. Di traduzione di Sua Divina Grazia, Bhai Charanaravinda, Bhaktivedanta, Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Kijai. Le mie espansioni plenarie possono stabilire i principi della religione per ogni era. Ma nessuno all'infuori di me può concedere quello speciale servizio d'amore che è compiuto dagli abitanti di Vraja. Verso 27. Santo avatara bhava pankajana bhasya sarvato badra
Krishna Danya Kovala Latas Api Prema Dobhavati. Questo è un verso dall'Agu Bhagavatamrita di Bilva Mangala Thakur. Le manifestazioni di Dio, la persona suprema, potranno essere numerose e assolutamente propizie. Ma chi, all'infuori di Krishna, può dare l'amore per Dio alle anime sottomesse? Verso 28. Tahate apana bhakta gana karisange pritivite avatare karimuna narange. Apparirò quindi sulla terra in compagnia dei miei devoti e mi dedicherò a variegati divertimenti. Eta bhavi kalikale pratama sandhyaya avatirna haila krishna apanina diyaya. Così pensando, Dio, la persona suprema, Shri Krishna stesso, discese a Nadia poco dopo l'inizio dell'era di Kali. Spiegazione. Il Pratama Sandhya è l'inizio dell'era. Secondo i calcoli astronomici, ogni era si divide in 12 parti. La prima di queste 12 parti è detta Pratama Sandhya. Insieme al Shesha Sandhya, la parte finale, il Pratama Sandhya costituisce ciò che è detto l'incontro di due ere. Secondo il Surya Siddhanta, il Pratama Sandhya del Kali Yuga dura 36.000 anni solari. Shri Chaitanya apparve nel Pratama Sandhya dopo che furono trascorsi 4.586 anni solari del Kali Yuga. Verso 30. Chaitanya simmera navadvipe avatara simma griva simma virya simmera kunkara. Così Shri Chaitanya, che è simile ad un leone, è apparso a Navadvip. Egli ha spalle simili a quelle di un leone, i poteri di un leone e la voce tonante di un leone. Sei simma vasugjivera ridaya kandare kalma shadvidara nasce yanara unkare. Possa questo leone rimanere nel profondo del cuore di ogni essere vivente e possa disperdere con i suoi potenti ruggiti tutti i vizi che sono simili ad elefanti. Verso 32. Pratamalilaya tanra vishvambara nama bhaktira se bharila dharila bhuta grama. Nei suoi primi divertimenti egli è conosciuto come Vishvambara perché inonda il mondo intero con il nettare della devozione e salva così tutti gli esseri viventi. Dubrim datura arta poshana dharana pushila dharila prema dirya tribhuvana. La radice verbale dubrin, che è la radice del termine Vishvambara, indica l'atto del nutrire e del mantenere. Egli, Shri Chaitanya, nutre e mantiene i tre mondi distribuendo l'amore per Dio. Verso 34. Shesha Lilaya Dharanama Shri Krishna Chaitanya Shri Krishna Janaya Sabha Vishvakaila Dhanya. Più tardi, nel corso dei suoi divertimenti, egli diventò famoso come Shri Krishna Chaitanya e benedisse il mondo intero insegnando il nome e la fama di Shri Krishna. Adesso c'è una lunga spiegazione di Srila Prabhupada. Shri Chaitanya visse in famiglia soltanto fino a 24 anni. Prese poi l'ordine di rinuncia e rimase visibile in questo mondo materiale fino all'età di 48 anni. Perciò i Shesha Lila, che sono la parte conclusiva delle sue attività, durarono 24 anni. Alcuni cosiddetti Vaishnava sostengono che nella successione di maestri spirituali di Shri Chaitanya, la Vaishnava Sampradaya, non si accetta l'ordine di rinuncia, ma tale affermazione non è molto intelligente. Shri Chaitanya Mahaprabhu accettò l'ordine di Sannyasa da Shripad Keshava Bharati, che apparteneva alla successione di Shankara. Essa prevede soltanto 10 nomi per i sannyasi. Tuttavia, molto tempo prima dell'avvento di Shripad Shankaracharya, l'ordine del sannyas esisteva già nella tradizione Vaishnava di Vishnu Swami.
Nella Vishnu Swami Vaishnava Sampradaya esistono 10 diverse categorie di nomi nell'ambito del sannyasa e 108 differenti nomi per i sannyasi che accettano il Tridanda, il bastone a tre punte del sannyasa. Tutto ciò avviene in conformità delle regole vediche. Il sannyasa Vaishnava esisteva dunque ancora prima dell'apparizione di Shankaracharya, benché le persone che ignorano tutto ciò che si riferisce al sannyasa Vaishnava pretendano che non esista il sannyasa nella Sampradaya Vaishnava. Al tempo di Sri Chaitanya l'influenza di Shankaracharya era molto forte nella società. Si pensava infatti che fosse possibile accettare il sannyasa solo nell'ambito della successione di maestri spirituali di Shankaracharya. Sri Chaitanya avrebbe potuto svolgere le sue attività missionarie anche come semplice uomo di famiglia, ma vide che la vita familiare si rivelava un ostacolo per la sua missione. Decise quindi di accettare l'ordine di rinuncia, il sannyasa. Poiché anche il fatto di accettare il sannyasa era un modo per attrarre l'attenzione della gente, Sri Chaitanya, che non voleva turbare le convenzioni sociali, prese l'ordine di rinuncia da un sannyasi appartenente alla successione di maestri spirituali di Shankaracharya, benché il fatto di accettare sannyasa fosse sanzionato anche dalla Vaishnava Sampradaya. Nella Shankara Sampradaya sono 10 i nomi designati per indicare i sannyasi: Tirtha, Ashram, Vana, Aranya, Giri, Parvata, Sagara, Sarasvati, Bharati e Puri. Prima di assumere l'ordine di sannyas, il nome è uno dei tanti assegnati ai brahmachari che assistono un sannyasi. I sannyasi che portano i titoli di Tirtha e Ashram risiedono generalmente a Dvaraka e il nome nell'ambito del brahmacharya è solitamente Svarupa. Quelli conosciuti con i titoli di Vana e Aranya risiedono a Purushottama o a Jagannath Puri e il loro corrispondente nome di brahmachari è Prakash. I sannyasi cui sono stati attribuiti i nomi di Giri, Parvata e Sagara risiedono generalmente a Badarikashram e il loro corrispondente nome di brahmachari è Ananda. Coloro che sono stati designati col nome di Sarasvati, Bharati e Puri vivono generalmente a Sringeri, nell'India meridionale, e il loro nome di brahmachari è Chaitanya. Sripada Shankaracharya fondò 4 monasteri in India nelle 4 direzioni cardinali, nord, sud, est ed ovest, e li affidò a 4 sannyasi che erano suoi discepoli. Esistono oggi centinaia di monasteri che sono cresciuti all'ombra di questi 4 monasteri principali e benché ufficialmente essi mantengano una certa linea d'azione comune, sono notevoli le differenze nella loro condotta. Le 4 suddivisioni principali di questi monasteri, detti Anandavara, Bhogavara, Kitavara e Bhumivara, nel corso del tempo hanno sviluppato differenti idee e differenti motti. Secondo le regole della successione dei maestri spirituali, chi desidera entrare nell'ordine di rinuncia di Shankara deve dapprima ricevere una formazione da brahmachari sotto la guida di un sannyasi autentico. Il brahmachari riceve un nome particolare a seconda del gruppo a cui il sannyasi appartiene. Sri Chaitanya accettò il sannyasa da Keshava Bharati. Quando si recò da Keshava Bharati per la prima volta, fu accettato come brahmachari col nome di Sri Krishna Chaitanya Brahmachari. Dopo aver accettato il sannyasi, preferì mantenere il nome di Krishna Chaitanya. Le grandi autorità appartenenti alla successione dei maestri spirituali non avevano ancora offerto la spiegazione del perché Sri Chaitanya non aveva voluto accettare il titolo di Bharati dopo aver ricevuto il sannyasa da un Bharati, finché Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj ne offrì la spiegazione. Un sannyasi nella Shankara Sampradaya pensa di essere diventato il supremo e Sri Chaitanya
Allo scopo di evitare tale concezione erronea, mantenne il nome di Sri Krishna Chaitanya, ponendosi nella posizione di eterno servitore. Il brahmachari deve servire il maestro spirituale, perciò Sri Chaitanya non volle venir meno a questa relazione di servizio verso il proprio maestro spirituale. Accettare una posizione di questo genere favorisce molto la relazione tra il discepolo e il maestro spirituale. Le biografie autentiche spiegano inoltre che al momento di abbracciare l'ordine di rinuncia, Sri Chaitanya accettò il danda, bastone, e il recipiente per le elemosine, che sono i simboli dell'ordine di Sannyasa. Omagyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshuru militam yena tasmai shri gurave namah. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza spirituale. Offro quindi a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namah om vishnu padaya krishna prishtaya bhutale shrimate manusevita prabhuti namini vasyate prabhupadasya nimaninaya nirantanam lupasya palanishiksham predakai namastute. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschattade Chattarine. Da Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Puoi andare a prendere il record, sta già tutto sistemato, solo record. Sì, solo record, non streaming. E aspetta qualche secondo, vedi se regge. Vedi se regge. Ok. Quindi quello di cui parleremo oggi ovviamente è Sannyasa, perché nell'ordine di rinuncia, Sannyasi, l'ordine di rinuncia alla vita. Perché qui Srila Prabhupada parla approfonditamente delle dinamiche che esistono dietro l'accettazione del Sannyasa e ci fa da una panoramica delle motivazioni secondo le quali Sri Chaitanya Mahaprabhu accetta il Sannyasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu è Dio, la persona suprema, nella guisa di puro devoto di Krishna, nella forma di puro devoto di Krishna, per insegnare con l'esempio come si fa a servire Krishna, Dio, la persona suprema. E quindi parliamo del Sannyasa. Cosa significa Sannyasa? Diciamo che la parola Sannyasa è decisamente differente dalla parola tyaga. Tyaga significa rinuncia, no? Il tyagi è colui il quale rinuncia. Però sannyasa è molto più profondo, il concetto sannyasa è molto molto più profondo. Tyaga sappiamo che in realtà è il contrario di boga. Boga significa gratificazione dei sensi, godere di tutto quello che ci circonda. Tyaga è l'altra faccia della medaglia, significa rinunciare a tutto ciò che ci circonda. Ma Srila Prabhupada qui è categorico, chiaro, e spiega che boga significa furto, significa essere ladri,
essere dei boghi significa essere dei ladri. Quindi boga è ladrocinio, furto, perché ti stai appropriando di qualcosa che non è tuo. Tiaga, l'altra faccia della medaglia, invece è follia. Pensare di rinunciare a qualcosa che non è nostro è da folli, perché se non è nostro non posso neanche rinunciarvi. Sannyasi, sannyasa ha un significato molto più profondo ed è costituito da tre parole: san, ni e asa. San significa completamente, totalmente, collettivo, come quando parliamo di san kirtan. San kirtan significa canto collettivo, canto completo, glorificazione totale a 360 gradi. San, quindi san significa completamente san. Ni significa mettere nel posto giusto, posizionare nella giusta collocazione, collocare appropriatamente qualcosa. Ni. Asa significa mettere, posizionare, mettere. Quindi sannyasa significa mettere ogni cosa nel posto giusto. E sappiamo che il posto giusto è rimettere tutto nelle mani di Krishna, perché tutto appartiene a Krishna. Quindi rinuncia, nel senso di sannyasa. Sannyasa, vedremo nella Bhagavad Gita, ci sono 4-5 versi in cui si parla di sannyasya. All'interno dei versi della Bhagavad Gita c'è spesso questa parola, sannyasya, che viene tradotto nel parola per parola come lasciare, abbandonare, rinunciare a qualcosa. Però non nel senso di tiaga. Tiaga significa buttare via, rifiutare, rinnegare, non toccare, non prendere, non acquisire. Invece sannyasa significa mettere al posto giusto, cioè utilizzare tutto al servizio di Krishna, per amore per Krishna. Fabio, se mi puoi passare la Bhagavad Gita, per esempio, per favore, che tu sei più vicino. Grazie mille. Hare Krishna. C'è un verso, il primo verso in cui compare la parola sannyasya, è verso 30 del capitolo 3. Mai sarvani karmani sannyasya dhyatma cetasa nirashir nirmano bhutva yudhyasva vigata jvara. C'è la parola sannyasya che nel parola per parola è tradotto come abbandonando completamente. Allora la traduzione è: quindi o Arjuna, dedicando a me ogni tuo atto in piena conoscenza della mia persona, senza cercare il profitto o rivendicare il minimo possesso e senza lasciarti prendere dallo sconforto, combatti. O Arjuna, quindi dedicando a me ogni atto, quindi abbandonando ogni cosa, in piena conoscenza della mia persona, senza cercare il profitto o rivendicare il minimo possesso e senza lasciarti prendere dallo sconforto, combatti. Sannyasya, questo è il primo verso dove compare la parola sannyasya, e questo verso indica chiaramente qual è lo scopo della Bhagavad Gita, cioè insegnare, proprio educare su questo, dare proprio delle informazioni specifiche, insegnare qual è il vero dovere dell'essere umano, dell'essere vivente nella forma umana, chiaramente altre forme non possono agire di conseguenza. Quindi insegnare all'essere umano qual è il suo vero dovere e come eseguirlo, come metterlo in pratica, come mettere in pratica il vero dovere dell'essere umano, armati di serietà, cioè serie, no? Rigoroso, così come succede in una disciplina militare, spiegaci la Prabhupada in questa spiegazione, come in una disciplina militare. Però questo non ci deve apparire difficile, no? Non ci deve sconfortare in realtà, non ci deve scoraggiare. Tuttavia la Bhagavad Gita ci deve ricordare qual è la nostra posizione originale ed eterna e ci insegna ad essere seri in questa disciplina, proprio come avviene in una condizione militare, no? Non è serio, è rigoroso. Infatti non si può essere felici, ci dice la Bhagavad Gita, senza cooperare col Signore. È impossibile ottenere quella felicità che desideriamo ardentemente. E cooperare, tradotto, praticamente significa sacrificare tutto per il Signore. Significa contemporaneamente continuare a svolgere i propri doveri e non pretendere
senza pretendere di essere i proprietari di qualcosa. Questo significa cooperare, sacrificare tutto, continuare a svolgere i suoi doveri, i propri doveri, e non pretendere di possedere qualcosa. Si fa l'esempio di un cassiere, di un supermercato, piuttosto che uno che sta alla cassa di una banca, conta decine, centinaia e migliaia di euro, no? Per soddisfare, per adempiere al proprio dovere e per soddisfare il suo titolare, no? Però no, cioè, li conta, però non si tiene niente per sé, non intasca neanche un centesimo. Quello è il rigore richiesto anche nella disciplina spirituale, perché tutto appartiene a lui. La Bhagavad Gita ci informa come tutto è di proprietà di Krishna, e quindi noi dobbiamo svolgere il nostro dovere con rigore, senza aspettarci niente in cambio. E qui dice, bellissima questa cosa che Krishna dice, senza lasciarti prendere dallo sconforto. Non dobbiamo lasciarci scoraggiare da nulla, in realtà, no? Non dobbiamo farci prendere dallo sconforto. Poi c'è un altro verso in cui si parla di Sannyasa, del 5.13. Che dice: Sarva karmani manasa sannyasyaste sukambasi vashi navadvare pure dehi naiva kurvan karayan. Sannyasa, di nuovo. Anche qui nel parola viene tradotto come rinunciando. Qui in questa spiegazione invece Srila Prabhupada enfatizza un concetto, il concetto di desiderio. È spiegato come noi siamo anime condizionate, anime incarnate all'interno di questa città chiamata la città dalle nove porte. Come Nava, te lo ricordi nella storia di Puranjana, come si chiama? Navastinapuri, una cosa del genere. Cioè, la città dalle nove porte, che sarebbero due occhi, due narici, due orecchie, la bocca, l'ano e i genitali. Sono città dalle nove porte. Noi siamo prigionieri di questa città. E ciò che ci ha imprigionato sono stati i nostri stessi desideri, che essenzialmente sono di due nature, l'una conseguenziale dell'altra. È questo che ci ha imprigionati, è questo che ci trattiene ancora, ci tiene ancora prigionieri all'interno di questa prigione. Questi due desideri: il desiderio di possedere qualcosa, non necessariamente tutto, di considerarsi proprietari almeno di qualcosa, e però questo significa voler prendere il posto di Dio, anche se parzialmente. Chiaro, ci rendiamo conto, a meno che non siamo deliranti, che non è che tutto è nostro, tutto l'universo è nostro, no, però consideriamo nostra la nostra casa, le nostre piccole cosine, no? Nostre le persone collegate a questo corpo da un legame di sangue o da un legame d'affetto, nostro, mio figlio, la mia casa. Consideriamo alcune cose nostre, e veramente le consideriamo ontologicamente nostre, profondamente nostre. Questo significa voler prendere il posto di Dio, e questo è uno dei primi, e questo è il primo desiderio che noi abbiamo coltivato e che ci ha portato a questa condizione di sofferenza. Il secondo desiderio che abbiamo alimentato, che alimentiamo da tempo immemorabile, che ci costringe ancora in questa prigione materiale del corpo e in questo mondo materiale, è il desiderio di possesso. Scusate, il desiderio di, sì, di possedere, nel senso di godere di una certa cosa. Infatti si dice possedere, no? Possedere non soltanto nel senso di tenere con sé, ma anche di godere di questa cosa. E questa è anche una caratteristica, questa è la svarupa lakshana di Krishna, non è una nostra caratteristica personale, quella di possedere qualcosa e di goderne. Questo ci tiene inchiodati in questo mondo materiale, con le sue nascite e morti ripetute. E in questa spiegazione Srila Prabhupada enfatizza il fatto che sempre grazie al desiderio noi possiamo liberarci da questa città dalle nove porte.
E la coscienza di Krishna, il metodo della coscienza di Krishna, ha lo scopo di purificare, la pratica quotidiana, ha lo scopo di purificare questa nostra tendenza naturale al desiderio. Adesso corrotta, questa naturale tendenza a desiderare, corrotta dalla natura materiale. Quindi diventano desideri materiali, desideri di possesso e di godimento indipendentemente da Krishna. La coscienza di Krishna ci purifica da questa tendenza malata, la purifica, la ripulisce e ci permette di ritrovare così la nostra reale posizione, di essere dipendenti da Krishna, e non di essere Dio, non di essere noi Krishna, seppur piccoli. Poi c'è un altro verso, versi 6-7 del capitolo 12, così sempre si parla di Sannyasa, 12-6-7. Sono due versi che vengono accorpati. E dice: Yetu sarvani karmani mai sannyasi amatpara ana niena iva yogena mamdhayam taupasate teshamaham samudhartam rityo samsara sagarat bhavami nacirat parta mai aveshita cetasam. Per chi invece mi adora, dice Krishna, per chi mi dedica ogni suo atto e si vota esclusivamente a me, o figlio di Prita, per chi si assorbe nel servizio di devozione e con la mente fissa in me, fa di me l'oggetto della sua meditazione, io sono il liberatore che molto presto lo sottrarrà dall'oceano di nascite e morti. Che bello questo verso. Molto presto, dice tra l'altro. Molto, molto presto. Il servizio di devozione, spiega Srila Prabhupada in questo commento, a questo verso, ci porta a tre comprensioni. Ci fa comprendere la magnificenza di Dio, il servizio di devozione ci fa comprendere veramente la grandezza di Dio, no? Non solo Dio è grande, ma anche quanto è grande, grandezza di Dio. Automaticamente ci fa comprendere di essere a Lui subordinati, e quindi ci dà informazioni a riguardo della natura dell'agire di chi è subordinato a Lui. Come deve agire una persona subordinata a Lui? In quanto anime, cosa dobbiamo fare per servire e soddisfare Krishna, Dio, la persona suprema? Perché altrimenti, se non comprendiamo questo, saremo costretti a servire Maya, a servire l'illusione. Ci sono soltanto due, diciamo, cose, Krishna e Maya. O serviamo Krishna, o adoriamo Krishna, o adoriamo e serviamo Maya, che è l'ombra di Krishna, che significa, in ultima analisi, morte dopo aver sofferto duramente, e dopo essersi sforzati duramente. Alla fine c'è la morte, se serviamo Maya. Se serviamo Krishna c'è la felicità eterna nel mondo spirituale. E la regola fondamentale del servizio di devozione è questa. Importa relativamente quale azione compiamo, relativamente, importa poco, spiegaci la Prabhupada, importa poco. L'importante è votarla, dedicarla, farla diventare un'offerta votiva a Dio, la persona suprema. Votarla completamente alla causa del Signore. E qual è la causa del Signore? Che si diffondano le sue glorie, e che tutti quanti coloro i quali si sono dimenticati della magnificenza di Dio, di essere subordinati a Lui e di come agire al suo servizio, se lo ricordino grazie a queste informazioni presenti nella Bhagavad Gita. Quindi diffondere la Bhagavad Gita, gli altri scritti che la, come si dice, che la sostengono. Questa è la causa del Signore, questo è l'obiettivo del Signore Supremo, coinvolgerci in questa diffusione. E questa è la regola generale. Qualunque cosa uno faccia, poco importa, purché devolva il frutto del suo agire a questa causa del Signore. E il metodo è semplice. Quindi questa è la regola generale. Poi ci deve essere il metodo, perché sappiamo che la coscienza di Krishna è pratica. Il metodo è semplice. Impegnarsi, dedicarsi con impegno a Krishna,
in tutto quello che si fa. Qualunque cosa facciamo, ci dedichiamo completamente a Krishna, cantando e recitando regolarmente il mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, perché questa vibrazione trascendentale attira l'individuo a Dio, riporta a casa questo suono trascendentale. Poi c'è quest'ultimo verso della Bhagavad Gita in cui si parla di Sannyasya, 1857, nel verso 1857 dice Cetasa sarva karmani mai sannyasya matpara buddhi yoga mu pashrita pashritya ma citta satatam bhava. In ogni attività, sappiamo che l'ultimo capitolo della Bhagavad Gita è l'epilogo, come se fosse un'altra sintesi dell'intero contenuto della Bhagavad Gita, l'epilogo, la conclusione, riprende tutti gli argomenti, ne dà l'essenza e dice in ogni attività dipendi solo da me e poniti sempre sotto la mia protezione, sempre. Nello svolgimento di questo servizio di devozione sii pienamente cosciente di me. In ogni attività dipendi solo da me. Quindi, colui che agisce in coscienza di Krishna non si comporta come se fosse il padrone dell'universo, il padrone del mondo. Non rinsavisce da questa follia, praticamente. Perché tanto in una misura o nell'altra siamo tutti folli in questo mondo materiale, perché pensiamo che qualcosa sia nostro e contemporaneamente soffriamo sempre per la paura che ci venga portato via. E il fatto stesso di soffrire, dell'ansia, della paura che qualcosa che pensiamo nostro ci possa essere portato via, dovrebbe in realtà farci capire che non è nostro quello che consideriamo nostro, cioè si capisce da quello. Se fosse mio, ciò che penso sia mio, non avrei la paura di perderlo. Allora vuol dire che non è mio. Però siamo così testardi che non prendiamo in considerazione, non siamo intelligenti, siamo testardi e quindi perdiamo l'intelligenza e non ci rendiamo conto neanche delle cose normali, no? Come questa. Se ho paura di perdere qualcosa vuol dire che non è mio veramente. E quindi forse non ho capito neanche chi sono io. Dunque, chi agisce in coscienza di Krishna non si comporta come se fosse il padrone di tutto quello che lo circonda, ma agirà, perché cosciente di Krishna, anche se, come si dice, in erba le prime armi, anche se neofita, agirà solo per la soddisfazione del Signore Supremo e dei suoi rappresentanti e agirà sotto la sua direzione. E non è turbato in questo compimento del suo servizio, non è turbato dalla perdita o dal guadagno, perché niente è suo di quello che ha e niente è suo di quello che ottiene. E non è turbato neanche dalle apparenti sconfitte, perché il servitore serve. Se è serio, se è stato serio, ha fatto tutto quello che doveva fare, poi tutto è nelle mani di Krishna. Questo è proprio l'essenza di questo verso. In ogni attività dipendi solo da me e poniti sempre sotto la mia protezione. Nello svolgimento di questo servizio devozionale sii pienamente cosciente di me. Solo questo è richiesto. Semplicemente questo. Poi tutto il resto è nelle mani del controllore supremo. Noi dobbiamo soltanto fare il nostro sforzo in questo senso. Noi ci dobbiamo limitare a compiere il nostro dovere con fede nelle istruzioni del Signore e nelle istruzioni del suo puro rappresentante, del maestro spirituale. E naturalmente, questo è un punto fondamentale, sottolineato da Srila Prabhupada in questa spiegazione, non si devono offrire i risultati al Signore, i risultati di un servizio capriccioso, di un'azione compiuta per capriccio. Bisogna informarsi, cosa vuole Krishna da me? Agire di conseguenza e il frutto, quel frutto lì io lo offro a Krishna e non agire indipendentemente a capriccio. Secondo me servizio devozionale significa questo, secondo me questo farà piacere a Krishna. Dobbiamo chiedere, no?
sadhu shastra guru vakya chittete kuriyaikya. No? Devoti, maestro spirituale e le scritture vediche ci informano riguardo del volere, del desiderio di Krishna, di cosa Krishna vuole da noi e anche di come vuole che lo eseguiamo questo dovere nei suoi confronti. Questo garantirà il successo nella vita, altro no, un altro atteggiamento ovviamente no, sarà un servizio capriccioso e quindi questo non ci porterà al vero successo nella vita. C'è quell'aneddoto di Srila Prabhupada dell'acqua e del latte. Lui aveva chiesto dell'acqua fresca, il devoto pensò bene di portargli il latte caldo perché secondo lui era meglio, perché è più nutriente. Non è sbagliato, effettivamente è vero, il latte è sicuramente più nutriente, però in quel momento Srila Prabhupada voleva dell'acqua fresca e quindi quel servizio capriccioso. E poi sempre tornando sul discorso della praticità della coscienza di Krishna, ci sono tre vie pratiche per ottenere questo successo di cui abbiamo parlato poco fa, per ottenere la vera felicità, la vera soddisfazione che deriva soltanto dall'essere impegnati opportunamente nel servizio di devozione a Guru e Vaishnava. Sono tre le vie pratiche, molto, molto, estremamente pratiche, eseguibili da tutti. La prima è ascoltare a riguardo del mondo spirituale, a riguardo di Dio, a riguardo della vita spirituale. Ascoltare, la prima cosa. Secondo passaggio, è alimentare il distacco che viene naturalmente. Naturalmente viene, si manifesta il distacco da questo mondo materiale e quindi l'attaccamento per il mondo spirituale, perché ascoltare da una fonte autorizzata significa ascoltare a riguardo di ciò che è eterno, ovvero reale, e contemporaneamente ascoltare a riguardo di ciò che è temporaneo, ossia illusorio. Avendo informazioni specifiche a riguardo di queste due realtà, naturalmente si manifesterà il distacco da ciò che è temporaneo, da ciò che non è affine, pertinente a noi, e naturalmente ci si attaccherà a ciò che è reale, ciò che è attinente a noi, no? Conoscenza e distacco, è spiegato nel primo canto dello Srimad Bhagavatam, come naturalmente dalla conoscenza si manifesta il distacco. Ma questo distacco, e questo è il secondo passaggio pratico, questo distacco va alimentato, va foraggiato quotidianamente con l'ascolto regolare delle informazioni trascendentali. Quindi non si abbandona mai, questa è realtà trascendentale e materia spirituale, dove il passaggio successivo comprende il passaggio precedente, non viene escluso, non viene abbandonato. Non è come un multilevel, dove abbandono le mansioni di prima per dedicarmi a qualcos'altro. È sempre tutto compreso, Shravanam. Shravanam, l'ascolto c'è sempre, fondamentale. Quindi il secondo passaggio è alimentare questo distacco che nasce naturalmente, spontaneamente, automaticamente dall'ascolto. Terzo passaggio, allenarsi gradualmente, impegnandosi nella disciplina spirituale chiamata sadhana, allenarsi a vivere anima e cuore nel mondo spirituale, pur risiedendo ancora in questo mondo materiale. Ed esaminandoli singolarmente sappiamo che l'ascolto è importante perché fa crescere il desiderio, l'ascolto riguardo del mondo spirituale fa crescere il desiderio di tornare in quel mondo lì. Infatti le scritture vediche sono colme di informazione riguardo della realtà spirituale e onestamente parlando altre scritture non ci danno informazioni, diciamo, dettagliate, ma in realtà non ce ne sono proprio informazioni riguardo del mondo spirituale, di cosa si faccia nel mondo spirituale. Non sanno neanche dov'è in realtà. Nelle scritture vediche invece ci sono informazioni e quello è fondamentale. Avere informazioni a riguardo di questo mondo spirituale
farà nascere gradualmente in noi l'interesse per il mondo spirituale, abbandonando questo luogo di sofferenze dove tutto è temporaneo. Srila Prabhupada in una spiegazione, ricordo, dice chiaramente: abbiamo il diritto di lasciarci affascinare dal mondo spirituale. E lì, in quel verso dove dice che il mondo spirituale non è illuminato né dal sole né dalla luna né dall'elettricità, nella spiegazione dice proprio: noi dobbiamo lasciarci affascinare da questo mondo spirituale, ascoltando a riguardo del mondo spirituale, perché altrimenti, se non ci sono suoni spirituali, ovvero suoni che parlano del mondo spirituale, automaticamente ascolteremo suoni che glorificano, che parlano di questo mondo materiale, e quindi inevitabilmente ci lasceremo ancora affascinare e irretire da questo mondo materiale e rimarremo qui in questo mondo materiale. Quindi dobbiamo lasciarci affascinare dal mondo spirituale, dobbiamo esporci costantemente all'ascolto di queste informazioni e conseguentemente il distacco. Dobbiamo coltivare questo distacco, distacco da questo mondo di sofferenza. Dobbiamo desiderare di lasciarlo. Perché è importante acquisire l'abitudine, la consuetudine a sentir parlare del mondo spirituale, fare in modo che si sostituisca a tutti i discorsi ai quali ci siamo esposti in questo mondo, in questa vita, da vite e vite e vite veramente, no? Perché è importante prendere questa sana abitudine? Perché sono proprio i frutti delle nostre abitudini che poi diventeranno perfettamente maturi nel momento della morte, si manifesteranno nel momento della morte, e sono quei frutti lì che determineranno la nostra condizione successiva. Quindi se sono frutti spirituali, torneremo nel mondo spirituale. Ecco cos'è il sadhana. Vita spirituale è l'addestrarsi a ricordarsi di Krishna e non dimenticarlo mai, in modo che nel momento della morte, momento estremamente terribile, anche se da fuori spesso si sente dire, si sente quando, amici, conoscenti ci dicono, ecco anche di recente sentivamo parlare, no? Ma l'abbiamo visto, è morto serenamente. Benché da fuori, esternamente, sembra che uno stia morendo serenamente, è semplicemente perché il corpo grossolano non è più utilizzabile, non risponde più ai comandi, diciamo, è inerte, ma la sofferenza dell'anima spirituale, anche se non si può vedere, la possiamo vedere attraverso le spiegazioni, i racconti dello Srimad Bhagavatam, le informazioni che lo Srimad Bhagavatam ci dà. Morire per un'anima condizionata, per un'anima che non ha realizzato Krishna, è sempre terribile, ma veramente terribile, terribile, è tremenda la morte, perché tu vieni buttato fuori, sfrattato, è come essere sfrattati, e tu non vorresti essere sfrattati. Non è mai bello, mai bello, e in questo caso avviene anche con violenza, vieni proprio preso e buttato fuori con la forza e non puoi rimanere neanche un secondo di più, quindi è terribile. E questo avviene e continuerà ad avvenire finché non acquisiremo delle abitudini spirituali che nel momento della morte ci verranno a salvo. Noi ci dobbiamo allenare nel corso della vita a prendere rifugio in Krishna costantemente, costantemente. E quando si pratica la vita spirituale, praticare vita spirituale significa rimettersi completamente nelle mani di Krishna e del suo puro devoto, non significa che non ci saranno difficoltà. Le difficoltà ci saranno, e quelle difficoltà saranno organizzate ad hoc da Krishna per addestrarci, allenarci a prendere costantemente rifugio in Lui. Anche nelle situazioni più strane, più scomode, più difficili, qui si debbono affrontare tante difficoltà, dobbiamo capire bene che quella è una prova di Krishna, è un addestramento, una sorta di esercitazione a prendere rifugio in Krishna, perché nel momento della morte sarà infinitamente più terribile,
più difficile di tutte le difficoltà che abbiamo potuto sperimentare nel corso della vita, sarà molto più difficile e non possiamo pretendere che tutto sia ordinato, tutto a posto, tutto organizzato, tutto sereno, tranquillo, perché se non è tutto organizzato e tranquillo io non posso prendere rifugio in Krishna, mi agita la mente, questa cosa mi turba, non mi posso impegnare al servizio di Krishna, nel momento della morte non possiamo più dire, non possiamo dire così, e quindi non dobbiamo dirlo neanche adesso, per non svolgere il nostro dovere. Ma eventuali difficoltà, eventuali scomodità, come si dice, eventuali situazioni scomode, non completamente comode, sono delle prove. Allora vanno affrontate come tali. E dobbiamo prendere rifugio in Krishna. Così vinciamo la prova, così superiamo la prova, così superiamo l'esame. Krishna è l'esaminatore supremo. E non dobbiamo prendercela con Krishna, così come uno studente non sa può prendere col professore perché gli fa delle domande, perché lo interroga, perché gli fa un esame. È chiaro, quell'esame è propedeutico per capire se questa persona è qualificata o meno o no ad accedere ad uno stadio più elevato, in questo caso ad accedere alla piattaforma spirituale. Quindi questo significa serietà, questo significa maturità. Tradotto in una frase che avevamo anche affisso nel vecchio tempio, diceva: matura comprensione di Krishna significa che in qualunque condizione io mi trovi, quindi significa positiva o negativa, io la debbo considerarla come una speciale misericordia di Krishna su di me, e quindi io me ne debbo avvalere per diffondere la coscienza di Krishna. Niente può essere di ostacolo veramente, non è un ostacolo. È una prova che Krishna ci sta dando per testare la nostra serietà. E il nostro scopo è quello di diffondere la coscienza di Krishna. Quindi non ci sono reali problemi. L'importante è cantare Hare Krishna, stare in associazione con i devoti, nella compagnia spirituale dei devoti, crescere e impegnarsi in questa diffusione. E superare di volta in volta le varie prove, che non si superano andando via. Che non si superano scappando. Un problema non si risolve evitandolo, un problema si risolve affrontandolo. Quindi, morale della favola, Srila Prabhupada non insegna ad odiare questo mondo, non insegna ad odiare questo mondo, ma a risvegliare l'amore per l'altro mondo, quello spirituale. E bisogna sicuramente vivere, come si dice, hic et nunc, qui ed ora, sicuramente sì, ma in coscienza di Krishna però. Qui ed ora in coscienza di Krishna. E questo richiede una pratica spirituale autentica, autorizzata, autorevole, che ci permetta di rilevare Krishna in questo mondo, di vedere, di constatare Krishna in questo mondo. La pratica spirituale deve allenarci a vedere Krishna in tutto quello che facciamo e in tutto in generale. E non vanno accettate delle metodologie operative ciniche che allenano al freddo e cinico distacco, ma vero distacco, come dicevamo prima, sannyasia, in quel momento non c'era sannyasia, ripetiamo, propedeutico, sannyasia, sannyasa, questa parola è composta da tre parole, san, ni, asa, che significa usare completamente, utilizzare tutto perfettamente, posizionare tutto nella giusta collocazione, significa. Non tiaga, distacco e basta, non tocco, non uso, se non mi sporco, allora non tocco, non mi sporco, non mi contamino con soldi, con ricchezze di vario genere, con proprietà, no. Significa usare tutto al servizio di Krishna, perché questo mondo sarà pure temporaneo, però è un'energia di Krishna. Quindi rinunciamo a questo mondo nel senso che dobbiamo usarlo completamente al servizio del reale proprietario di questo mondo. Questo significa veramente sannyasi. E allora, in questo senso tutti dobbiamo, come diceva Hridayananda Maharaj l'altro giorno, tutti dobbiamo sannyasare. Tutti dobbiamo sannyasare, tutti dobbiamo usare appropriatamente ciò che ci circonda, cioè usarlo per Krishna. Sannyasare. Dobbiamo sannyasare. Mm.
c'è una testimonianza, un commento di Michela, che salutiamo, Nereo e Michela, salutiamo da Vicenza. È vero, non bisogna scoraggiarsi per questo. Cerchiamo la compagnia di devoti che ci possano sostenere nel cammino. Certo, dobbiamo tutti aiutarci a vicenda, no? Questa è l'associazione fondamentale. Essere educati in questo, cercare la compagnia spirituale e insieme cooperare, collaborare. Perché questo in ultima analisi sarà giudicata la qualità del nostro amore nei confronti di Krishna. È questo che farà la differenza, la qualità del nostro amore per Krishna. Come tradurremo questo amore per Krishna soddisfacendo il desiderio del suo puro devoto, che è quello di diffondere la coscienza di Krishna, più possibile. Bene. Se qualcuno vuole dire qualcosa, fare un commento, un quesito, può farlo. Intanto salutiamo tutti quanti gli amici e tutti i devoti che seguono da casa. Prima hai parlato di Vai ad alta voce così ti sentono pure dal monastero. Possesso, senso di possesso, che se si ha paura a perdere qualcosa vuol dire che quello è il monito per capire che una cosa non è tua veramente. E se si prova paura a perdere la coscienza di Krishna è nostra. Quella è l'unica cosa nostra, veramente. Se si ha paura a perdere questo vuol dire che. No, che quello va bene, quella paura va bene. È spiegato nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam che dobbiamo avere proprio paura di questo. Quella paura è propedeutica, la paura di lasciarci ancora irretire da kama, lobha, croda, moha, mada, matsarya, no? Dall'avidità, dalla lussuria, dall'invidia, dalla collera, da tutte questi anartha, la paura di lasciarci coinvolgere ancora da queste cose, o la paura di fare qualcosa che possa alimentarle, queste cose già presenti nel nostro cuore, quella è giusta. Quella è giusta. Ma Kamsa aveva paura che questi sei figli di Devaki potessero essere Krishna. Però in realtà sappiamo che erano questi sei figli, erano proprio i sei demoni che albergano nel nostro cuore, che hanno preso irrevocabilmente dimora nel nostro cuore. Kama, lussuria, croda, la collera, moha, l'illusione, la pazzia, l'avidità, l'invidia, hanno tutti preso dimora nel nostro cuore. Lui aveva paura. E quindi li uccideva. Quella paura ha fatto sì che potessero essere uccisi. Alla stessa maniera, noi dobbiamo avere paura di questo e quindi aver paura di perdere la coscienza di Krishna, perché se queste cose prendono il sopravvento, la nostra coscienza di Krishna si abbassa, recede praticamente. Quindi, no, quella va bene, quella paura lì va bene, perché l'unica cosa tua veramente è la coscienza di Krishna. Tu sei una particella di amore per Krishna. Sei un atomo di amore per Krishna. Guardate che alzo il volume. Quando hai descritto servizio devozionale puro, no? Questa cosa di non godere indipendentemente da Krishna, di chiedere completamente tutto a Krishna senza niente, di prendere niente, no? E, cioè, richiede una grande rinuncia, un grande distacco alla fine dai propri desideri. Ma possiamo anche ritrovarci magari in certe situazioni nella vita che comunque questi desideri ci sono, allora a volte facciamo come dei compromessi con Krishna. Allora, lì come viene considerato questo servizio che diventa un po', cioè un po' karma yoga, perché faccio una cosa, si prova a fare Krishna, però in realtà la faccio perché mi piace anche a me, perché insomma, si vede questo genere di situazione molto spesso, cioè la più parte delle volte, no? Quindi questo servizio com'è? Cioè, che a cosa porta? Beh, tutto dipende dalla nostra sincerità. Noi sicuramente siamo nella condizione di Mishra Bhakti, no? Non è pura Bhakti, non è puro servizio devozionale nel senso già manifesto, è puro nelle nostre intenzioni. Beh,
abbiamo accettato, in una certa misura abbiamo accettato l'istruzione di Srila Prabhupada, ci stiamo impegnando al suo servizio, denota sicuramente, obiettivamente parlando, una certa sincerità e quindi una certa purezza. Avremmo potuto fare un'infinità di altre cose, impegnarci in un'infinità di altri cammini, di altre... E sappiamo che Srila Prabhupada invece è proprio categorico, è proprio preciso. Lui parla di pura devozione, ci dà gli strumenti per agire di conseguenza. Tuttavia siamo ancora a livello di Mishra Bhakti sicuramente, però tutto dipende dalla nostra sincerità. Gradualmente, infatti la parola chiave l'abbiamo usata prima, è gradualmente, però procedere rigorosamente, anche se gradualmente, però rigorosamente, secondo appunto rigorosi passaggi logici, è una scienza, quindi va accettata passo dopo passo, step dopo step, e allora tutto qua, anche se siamo pieni di desideri materiali, comunque impegnandosi Tivrena Bhakti Yogena, con determinazione, questa parola è fondamentale, Tivrena significa con determinazione, o determinati, risoluti, avendo come obiettivo quel desiderio, desiderare di servire il puro devoto di Krishna puramente, sempre di più, questo ci metterà in una condizione pratica di purificazione dei nostri desideri. E quindi bisogna sempre ascoltare le scritture, ascoltare Srila Prabhupada che ci predica, no? dobbiamo lasciarci predicare da Srila Prabhupada ci deve predicare, lui sta parlando, parla costantemente attraverso questi libri, non tace un attimo, costantemente parla. Noi dobbiamo ascoltare costantemente Prabhupada, lasciarci educare da Srila Prabhupada e naturalmente cercheremo la compagnia spirituale dei devoti, naturalmente, ovviamente, e quindi saremo sempre di più convinti da Srila Prabhupada che l'obiettivo è insieme diffondere questa coscienza di Krishna, qualunque sia il nostro livello. Quindi non è che bisogna necessariamente fustigarsi o flagellarsi o indossare il cilicio dei sensi di colpa. Sono pieno di desideri, ho tanti desideri materiali, non sono puro, non sono degno. Quella è Maya che ci vuole allontanare in realtà dai devoti e dal nostro servizio. Tanto l'importante è seguire i quattro principi regolatori e cantare Hare Krishna. Se facciamo questo fino alla fine torniamo da Krishna. Quattro principi regolatori ci rendono puri, da un punto di vista materiale ci rendono umani, perlomeno umani, e poi c'è il quinto principio, che in realtà è la quintessenza dei principi regolatori, che è il canto dell'Hare Krishna Mantra, e questo, come dicevamo prima, questa vibrazione trascendentale ci attira naturalmente verso Krishna. Noi dobbiamo fare soltanto questo è il nostro dovere. Insieme si fa meglio, quindi uno usa l'intelligenza, e lo fa insieme ai devoti che sono già impegnati in questo, però ci si aiuta, ci si illumina a vicenda, cioè ci si educa a vicenda. Ecco perché ci si chiama Prabhu, tra l'altro, no? Prabhu, perché ci si educa a vicenda e insieme collaborare per diffondere la coscienza di Krishna. Questo è il Vaishnava. Non so se si riesce. Ok. Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Grantharaja Srimad Bhagavad Gita, così come Ki Jai. Ricordiamo che domani mattina, ore 7.30, 7.35, come ogni lunedì, trasmetteremo una video lezione di Srila Prabhupada. Domattina, ore 7.30. Hare Krishna. Buona domenica, buona giornata, cosciente di Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.